Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon FireRush. Io sono GlacialSphere e in questa parte di post-game, questi extra che stiamo facendo dopo la storia principale, abbiamo ormai risfidato tutti i personaggi principali dell'avventura di Ash. Siamo partiti dai suoi amici, poi abbiamo fatto tutti i suoi rivali, abbiamo poi sfidato tutti i Super 4, abbiamo risfidato i capi palestra, i capi palestra anche dell'isola Orange, i cervelli della Battle Frontier e i Kahuna delle varie isole di Alola e anche i campioni regionali di tutte le regioni in cui Ash è stato finora. Ora, ci sono anche altre battaglie che potremmo fare e voi vi starete chiedendo, sì ma quali? E perché si è tornato a Biancavilla per poterle fare? Perché da Biancavilla si possono affrontare altre battaglie che sono addirittura più impegnative dei singoli campioni regionali. E per farlo dobbiamo andare nel laboratorio del professor Oak. Eccoci qui. Allora, vediamo se siamo qui sopra. Esattamente, qui è spawnata una macchina, come vedete, un macchinario. Salve! Ciao Glacial, sono riuscito a fare una macchina che cattura l'essenza di allenatori molto potenti da dimensioni differenti dalla nostra. Sono chiamati i portatori del Pokédex, Pokédex Holders sarebbero. Sentiti libero di provare la macchina. Ok, e guardate un po' chi possiamo combattere. Red, Blue, Green, Yellow, Gold, Silver, Crystal, Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond, Pearl, Platinum, Black, White, Blake, Wheatley, XY, Sun and Moon. Sì, possiamo combattere noi stessi di quando giocavamo a Pokémon rosso, blu, verde, giallo, oro, cristallo, argento, rubino, zaffiro, smeraldo e così via, tramite l'avatar di Ash. Che dite, iniziamo subito? Sfidiamo Red. Questo posto sembra essere Biancavilla. Veniamo teletrasportati quindi in un'altra regione, come vedete. Ed ecco qui Red. Possiamo sfidarlo. Il mio nome è Red. I'm able to utilize my Pokémon's moves and natural talents in unique ways. Sono in grado di usare le mosse dei miei Pokémon e i loro talenti naturali in modi unici. A causa di questo sono stato rinominato come combattente, fighter. Mostrami le tue abilità. Eh sì ragazzi, si combatte contro Red. Guarda lì, c'è anche lo sprite fatto apposta per lui. Ma nel campo Poli. Allora, extra senso su Poli. Come vedete però non hanno dei livelli particolarmente alti, eh. Hanno dei livelli in linea con quelli dei Super 4, però perlomeno avranno squadre effettivamente sensate. Ora Saur, immagino sia Venusaur, quindi Charizard, è tutto tuo. Eccolo qui, Flamethrower. Mega Venusaur, ok. E infatti resiste Mega Venusaur. Ancora Flamethrower. Poi, Pika. Beh, non è difficile immaginare chi sia Pika. Usiamo Donphan. E andiamo di Earthquake. Addirittura lo colpiamo per primi, grazie al Quick Claw. Poi Ghiara. Non è difficile nemmeno capire chi sia Ghiara. Eccolo qua, Gyarados. Thunder Punch. Ha provato a usare Iperraggio. Non so se ci avrebbe potuto spazzare via, o se ci avesse potuto spazzare via con Iperraggio. Infine Aero. Aero potrebbe essere Pidgeot. Oppure no, oppure Aerodactyl. Aerodactyl appunto, sì. Allora andiamo di Rock Slide. Ecco fatto, lui ora si deve ricaricare e noi approfittiamo per colpirlo con Double Edge. Perfetto, ed infine Snor. Questo è intuibile.
Eccoti qui. Mega evoluzione e zuffa. Addio Snorlax. E abbiamo sconfitto il campione Red. Che battaglia. Non voglio fermarmi ancora. Mi sa che devi farlo. Sono impressionato. Torna a combattere ogni volta che vuoi. E per tornare indietro devo usare questa. Sei tornato nel tuo mondo. I miei Pokémon sono a posto. Sì, ok, sì, vengono automaticamente curati, quindi ora tocca andare a sfidare Blu. Sembra essere la palestra di Smeraldopoli. Quindi Blu, eccolo qua, è diventato capo palestra di Smeraldopoli. Sfidiamolo, il mio nome è Blu. La mia abilità speciale è l'allenamento dei Pokémon. E essenzialmente aumentandoli di livello diventano più forti. Wow, che... Cosa incredibile. Per questo sono stato soprannominato Trainer, l'allenatore. Keish, mostrami le tue abilità. E combattiamo anche contro Blu. Ok, Greninja contro Scizor non è proprio una buona... buona merda per noi questo fight. Direi di cambiare Pokémon e mandare in campo Charizard. All'acciaio, va bene, e andiamo di Flamethrower. Bene, poi Golduck. Contro Golduck mando Sceptile. Andiamo di Leaf Blade. Poi Charizard. Allora, contro Charizard manderò Donphan. Andiamo di Rock Slide. Bene, possiamo muoverci più velocemente di lui. Lui però lo fa Mega Evolvere. Ma riusciamo comunque a one-shottarlo. Si gode. Perfetto. Poi Rhyperior. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Sceptile. Leaf Blade. Attenzione, resiste e ci fa Heart Power. Niente, praticamente. Ci fa ora Energy Ball. Perfetto. Ed infine Machamp. Contro Machamp io manderò Greninja. E andiamo di extrasenso. Iperraggio ci risponde, va bene, e andiamo ancora di extrasenso. Perfetto. Ed ora Porygon 2. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Heracross. Lo faremo Mega Evolvere. Eccoci qui. Close Combat. Perfetto, abbiamo sconfitto Blu. Hai del talento, non sprecarlo. Potresti essere abbastanza forte da diventare capo palestra un giorno. Non puoi mai saperlo. E a questo punto possiamo tornare qui. Sei tornato nel tuo mondo. Perfetto, andiamo a sfidare anche Green. Questo posto sembra essere la Liga Pokémon, l'altopiano blu, appunto. Ed eccola lì, Green. Il mio nome è Green. Sono specializzata nell'evoluzione dei Pokémon. È un'abilità che ho imparato dal Masked Man, ok? Quindi il mio soprannome è l'Evolver. L'evolutore, boh, non so come venga tradotto in italiano. Evolver, boh, va bene. Ma nel campo Jiggly. Andiamo di Surf. Perfetto. Poi Nido. Nidoqueen. Andiamo di Surf. Poi Blasty, Blastoise. Andiamo di Sceptile.
E usiamo anzi, Energy Ball, dopo esserci mega evoluti. Anche lui si mega evolve. Ok, Energy Ball però lo one shotta. Poi, Granbull. Sì, cambiamo Pokémon contro Granbull e mandiamo Donphan. E andiamo di Poison Jab. Dai, è rimasto un HP. Earthquake. Infine, Ditti. Il buon Ditto. Heracross è tutto tuo. Eccoci qui. Close Combat. E Cleffi. Andiamo lì. Earthquake. Metronomo, cosa fa? Roleplay. Ok, si prende la nostra abilità, va bene. Terremoto di nuovo. E abbiamo sconfitto Green. Il bambino ha del talento, dopo tutto. Potreste aver vinto questa volta. Ma sono abbastanza brava. A tornare in partita. Ok. A questo punto possiamo tornare nel nostro mondo. Ok, direi che per questa parte, dove vi ho introdotto appunto questa funzionalità, è tutto. Nella prossima parte andremo ad affrontare ovviamente le parti della seconda generazione, quindi oro, argento e cristallo, e magari direttamente anche la terza, quindi rubino, zaffiro e smeraldo. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!